Armando Puzzo è stato dunque decretato miglior regista 2010 grazie alla vittoria del premio UBU, un riconoscimento che lo incorona tra i registi teatrali più importanti d'Italia. Noi siamo riusciti a rintracciare il regista della Compagnia della Fortezza durante la sua vacanza grazie ad un collegamento ed internet, ed è per questo che ci scusiamo della non perfetta qualità delle immagini e del suono. Al termine dell'intervista proporremo nuovamente il servizio dedicato all'ultima fatica teatrale di Armando Punzo e della Compagnia della Fortezza, ovvero Amlice. Il premio UBU che cosa è? Un premio che viene dato a registi, attori, è un premio teatrale? Che cos'è, Armando? È un premio teatrale, è un premio per il teatro. È un premio per il teatro. È definito come il premio Oscar per il teatro in Italia. Nell'Olimpo dei registi teatrali di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. E tu hai vinto come per la regia. Per la regia, sì, miglior regia. Quindi sei un premio Oscar per la regia, in sostanza. Vabbè, insomma, queste vengono definite così per capire, insomma, sì, è uno dei premi faccio più importanti che c'è in Italia per il teatro. Infatti, perché non è che è il primo per te, ne hai già vinti altri tre oltre a questo. Tutti con la Compagnia della Fortezza. La reazione dei detenuti attori com'è stata? In carcere, vabbè, c'è stato un momento di gioia di tutti quanti. Chiaro, un premio sembra più personale, no? Alla regia, quindi più dedicato proprio personalmente a me, ma invece è una cosa che ho condiviso con tutti quanti, condivido con tutti quanti, con tutti i miei collaboratori anche, non soltanto all'interno del carcere, ma anche quelli che vengono dall'esterno. Questo è un lavoro di squadra, è un lavoro di un gruppo di persone straordinarie, tutte insieme riusciamo a raggiungere traguardi importanti. Il tuo obiettivo futuro penso che sia quello che ormai è da un po' che stai portando avanti e che sarebbe quello di fare una compagnia stabile all'interno della Fortezza. Sì, una compagnia stabile in un teatro stabile. In un teatro stabile, sì. Un teatro stabile. Sì. Questo è l'obiettivo, credo che sia un obiettivo, sì, è mio, ma credo che insomma sia ormai condiviso già anche da molti. Si tratta di vedere, di fare dei passi concreti adesso in tutti gli enti, dal carcere al Comune di Volterra, agli altri enti, la provincia, insomma, di verificare effettivamente la possibilità di realizzare questo progetto che sarebbe unico al mondo. Quando hai saputo della notizia della vincita del premio UBU per la regia, cosa hai provato? Ero contento, molto contento. Il primo pensiero, ho detto, bene, questo è un altro premio che servirà per quest'idea del teatro stabile. Con che spettacolo ti sei presentato? Ma e loro decide, cioè per l'anno passato, quindi per Alice nel Paese delle Meraviglie. Vi auguriamo un bellissimo 2011 e che vi porti tante soddisfazioni. Grazie, anche a voi, auguri. Auguri. Auguri Armando. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Sopravvive, deve, per obbligo filiale. Amlice, Punzo è a capo, di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Da Amleto ad Alice nel Paese delle Meraviglie, alla tragedia del potere nel chiuso del palazzo, all'anarchia di Carroll. Sta tutto qui questo spettacolo, Amlice, messo in scena da Armando Punzo e la sua Compagnia della Fortezza.
dopo aver debuttato a Volterra Teatro e aver portato gli attori protagonisti di questa commedia al Teatro Perseflacco, sempre a Volterra, ecco che la Compagnia della Fortezza proda qui a Prato, al Teatro Fabbricone. La novità di questo nuovo allestimento è che la Compagnia della Fortezza si esibirà in 9 repliche. Forse l'impegno più importante da quando esiste questa compagnia teatrale. E allora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Amlice, saggio sulla fine di una civiltà. Armando Punzo, che cosa significa? Ma è un progetto ambizioso, sarebbe quello di mettere completamente in discussione quello che è anche l'idea del teatro, che serve in qualche modo a fare da specchio a quello che sono le nostre realtà, la nostra vita. Su questo spettacolo interpreto due ruoli, uno di il buffone Yorick e l'altro di Ofelia come trasferire da trans. Qui abbiamo ipotizzato e inventato che i personaggi hanno una vita autonoma e si rifiutano. Cioè non si prestano più a questo gioco di rappresentazione. Stanno trovando una soluzione per loro, visto che tutte le soluzioni che sono state cercate da secoli e secoli non hanno cambiato poi molto questo mondo. Ma perché proprio da Amleto ad Alice del Paese delle Meraviglie? Beh, siamo partiti da Amleto, è la tragedia del potere, tutto in un castello. In questo castello, in questo luogo chiuso, il popolo, le persone comuni non esistono per niente, si massacrano tra di loro, muoiono tutti. E vanno verso un testo che è il massimo dell'anarchia di Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi una possibilità veramente di uno sguardo rinnovato, che si può rinnovare, che si interroga, che si chiede ancora, forse che può ancora scoprire altro. Quindi non tutto è definito, come un po' sembra nell'Amleto. Adoro la fortezza e anni che li seguo e questo è un capolavoro secondo me. Piaciuto lo spettacolo? Fantastico, eccezionale, bravi, molto bravi. Mi è piaciuto, io avevo avuto un'esperienza a Volterra, ma devo dire che qui assume un aspetto diverso, pieno di vita, suoni, rumori, lusci, e quindi è lo spettacolo, è il teatro. La rivolta che deve mettere fuori, via, tutte le parole. Dispenser TV, un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo. Thank you very much indeed.